Ecco, questo qui sono io dentro ad un aereo abbandonato in Uganda, poco prima di rendermi conto che il luogo in cui mi trovo non è che sia poi tanto abbandonato. E infatti mi sono fatto sgamare. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi vi racconto come ho fatto a finire nei casini anche stavolta. Ah, buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Che freddo che abbiamo avuto stanotte. Buongiorno ragazzi, come va? Spero tutto bene. Ha fatto un freddo. Ho dormito con la camicia e il salviettone. Mi si è pure scaricato il telefono durante la notte, quindi quando stamattina mi sono dovuto alzare per andare a faxare, erano le 4:30, ho potuto usufruire della luce della luna piena che illuminava praticamente a giorno. Stavo bevendo il mio tè così serenamente e c'è una mosca morta dentro, no? Ha fatto freddo questa notte perché abbiamo dormito con un semplice lenzuolo così. Però eravamo in montagna, quindi ha fatto freddo. Capito? Ma ne valsa la pena se poi al risveglio ti ritrovi in un posto così. Siamo sul monte Morot, vista villaggio, vista natura, isolati da tutto, non prende il telefono, che figata. Ho deciso di raccontarvi cosa mi è successo oggi pomeriggio. Siamo tornati ad Entebbe, il viaggio volge al termine. Partiamo dal lunghissimo tragitto in auto che ci ha portato fino a qua. È bellissima questa cosa da fare, la faccio sempre durante i miei viaggi quando mi trovo in posti speciali. Ti fermi un attimo, non fai nulla, ascolti il posto. Ma che cazzo di... Spara minchiatemi. Stamattina c'è entrato un gallo in stanza comunque. Tutte le mie povere ginocchia che scrocchiano. Benvenuti al Kalia Peace. Kalia? Cosa volete sentire, amici di Nicolò Balini? Secondo canale. Facile da trovare, basta andare in mezzo al nulla più assoluto. Fa video, continua a fare video inutili. Le persone che questo periodo. E dopo infinite ore di macchina siamo tornati a Morot, dove dormiremo anche questa notte prima di tornare domani ad Entebbe. E qua. C'ho il bagno allagato. Buon appetito allora. Buon appetito. Hanno preso tutti la pizza. Io volevo farlo splendido con un bel riso e pollo. Solo che mi hanno messo il coriandolo sul pollo. Ciao amici. Allora adesso stiamo facendo benzina. Short call. Ci mancano ancora 6 ore e mezza per arrivare ad Entebbe. Ho fatto la short call. Uh-huh. 36 e 6. Morot Entebbe in tempi record, soltanto 6 ore e mezza. Così siamo tornati ad Entebbe, ex capitale del protettorato britannico dell'Uganda, che non era una colonia bensì un protettorato, praticamente la stessa cosa. L'attuale capitale è Kampala, adesso Entebbe è comunque una città abbastanza importante alle porte di Kampala, dove tra l'altro c'è l'aeroporto internazionale. Abbiamo fatto il tampone. Voglio mettermi il cotton fioc nel naso. Visto che domani prendiamo il volo per tornare in Italia, tampone in Uganda. Che per fortuna è risultato negativo, così posso tornare a casa senza dover fare una quarantena. Abbiamo cenato, abbiamo fatto colazione sempre qui in hotel e questa mattina siamo usciti per pranzo. Questo qua è il succo di zenzero puro, che in teoria dovrei aggiungere alla limonata e alla pesca, ma... Oh, che... Sì, l'hai bevuto tutto, ma sei scemo? Ti dirò. No, ma come? Tanto, ma che perfetto. Si beve bene, ma si mangia anche bene in questo ristorante. Mi sono sparato un fantastico pollo alla griglia con riso e l'avocado. Mi mancherà tantissimo l'avocado dell'Uganda. Dopodiché siamo tornati verso l'hotel. L'idea, per non sprecare totalmente il pomeriggio, visto che avevamo comunque mezza giornata libera prima di prendere il volo e siamo tutti abbastanza cotti, Ste e Carlo hanno detto: ah sì, dai, rimaniamo qua, dormiamo. E faccio: raga, preferisco fare quello che so fare meglio, ovvero uscire e andare in giro a casaccio. Vi dirò la verità, la passeggiata inizialmente non era molto stimolante, perché non è che ci fosse molto in giro. Le strade erano abbastanza tranquille e per lo più anche deserte. A parte un po' di generico bestiame in giro, non è che ci fosse tanto altro. Però io avevo un'idea, ovvero c'è il lago Vittoria, Entebbe è sul Lake Vittoria, sarebbe figo farci un bagno. Questa cosa l'ho pensata prima di controllare se effettivamente fosse consigliato fare un bagno nel Lake Vittoria. Secondo me no, però nel dubbio volevo almeno andare a pucciare i piedi e quindi mi sono diretto in direzione del lago.
Cioè, fino adesso non ho filmato praticamente da nessuna parte perché era pieno di militari. Giri l'angolo, deserto assoluto. Ci sono solo io e un gatto. Dovevo andare a piedi perché i Boda Boda non si possono prendere. Un mezzo non ce l'abbiamo perché Hamid è andato via. See you tomorrow, Hamid. See you guys. Yeah. Ciao. Ciao. Ci vediamo domani mattina. Grande Hamid. Ciao. See you tomorrow 8. Ciao Hamid. Quindi ho detto, mi piace camminare, facciamoci sta passeggiata. Sono arrivato praticamente vicino al lago dopo aver camminato un 4 km circa. Scendo da questa stradina e davanti a me c'è un cancello. Vicino al cancello c'è un tipo che dorme, però io entro. Perché ho visto, affacciandomi, che c'è un aereo, tipo un aereo abbandonato. E una volta entrato, vedo che non è l'unico aereo abbandonato, ce ne sono parecchi. Perché finisco sempre in questi posti strani? Questi ragazzi mi salutano dalla collinetta, no? Dei tipi che stanno tagliando l'erba mi hanno salutato. Anche i vari giardinieri che c'erano dentro, anche una signora con un bambino, così tutti tranquilli mi sorridono, mi salutano e penso, vabbè, sto posto sembrerebbe abbandonato, medio, però effettivamente il prato è un po' curato, però non c'è nessuno mi sta dicendo nulla e quindi facciamoci un giro. Vedo che ci sono delle statue un po' strane, un po' decadenti, una tipo Nelson Mandela, una Gandhi e poi arrivo effettivamente sulle sponde del lago, la cui acqua non è che mi ispiri poi tanto, cioè tipo non era al massimo. È vero che ho fatto il bagno nel Po, però non me la sono sentita di fare il bagno al Lake Victoria, anche perché c'è stato un contrattempo che adesso vi dico. Comunque c'era tipo un ristorante, bar, un po' di roba in giro, tutto abbastanza abbandonato, penso per via del Covid, perché appunto qua i turisti non si vedono da un bel pezzo e quindi ci sta che l'attività fosse fallita, no? Mi giro e vedo un uomo che viene verso di me con una faccia abbastanza incazzata. Ho detto, vabbè, dai, adesso come minimo mi dirà che non posso stare qua e me ne vado. Arriva questo tipo e mi dice che l'ingresso a quel posto è a pagamento. Ora, io non ho visto nessun cartello, nessuna cassa, niente di niente, sono entrato tranquillo. Mi pare di aver capito che quello era il tizio che dormiva. Avrà pensato, se poi salta fuori che uno è entrato senza pagare, i miei superiori scoprono che ero lì a dormire. Non lo so, ho pensato un po' di cose mentre questo qua mi parlava e non capivo una parola, assolutamente. Ciao zio. Arriva il ragazzo, quello che mi aveva salutato, che parla inglese. Quell'altro non parlava inglese. Questo qui parla inglese molto bene, mi saluta, mi sorride e mi fa: è arrabbiato perché qua bisogna pagare. Quindi è vero che lì bisogna pagare, no? Io gli dico, guarda, non ho monete. Lui mi dice 500. E faccio, ok, tiro fuori una moneta da 500 scellini e gliela do. E fa, no, 500. E faccio, questi sono 500. E l'altro, no, 5000 costa. E faccio, 5000 non li ho. Mi fa, 500, che poi erano 5000. Allora gli dico, guarda, me ne vado, scusa, non volevo creare problemi. Lui fa, no, stai qua, vado a chiamare i superiori, eccetera, eccetera. Allora, questo qua, il telefono in mano, ha detto police. Ha detto, ascolta, tiro fuori dal marsupio 10 euro. Sempre nella taschina apposita e non dal passaporto. Tiro fuori 10 euro e glieli do. L'altro ragazzo, quello che parlava bene l'inglese, mi fa, guarda che non ha il resto da darti. Faccio, guarda, tieni il resto, basta che non ci creiamo problemi, che io stasera devo prendere l'aereo e non voglio avere problemi con la polizia. Anche perché comunque ci hanno spiegato che, vabbè, la polizia anche ok, però tipo i militari bisogna stare un po' attenti. Di militari ne ho visti veramente tanti lungo la strada e non tutti avevano uno sguardo amichevole nei miei confronti, anche perché stavo andando in giro a casaccio durante una specie di lockdown. E quindi insomma, cioè, nessuno mi ha detto nulla. Però, quindi dico, tieni 10 euro. No, questi non vanno bene, mi dice il tipo in una specie di inglese. Guarda che 10 euro sono tipo 40.000 scellini, quindi ok che li devi cambiare, però sono tanti più soldi. Tienili e risolviamola così. Questo qua non ne vuole sapere e va via e mi dice, rimani lì, non ti muovere. Rimango con questo ragazzo che mi dice di chiamarsi Brian e poi arriva un altro bambino che si chiama Musa, credo. Brian, che parla molto bene l'inglese, mi spiega che quello lì era arrabbiato perché non avevo pagato, bisognava pagare per entrare in questo posto, eccetera, eccetera. Allora mi fa, andiamo a farci un giro. Se torna, gli diciamo che tu mi hai mandato i soldi sul mio telefono e poi io li darò a loro. Questa cosa credo di non avervela spiegata nei video precedenti. Praticamente con MTN Mobile e con Airtel, credo che si chiami, tu hai questa cosa mobile money dove tu puoi mandare i soldi tramite le sim. Non so bene come funziona, ma puoi anche ritirarli. Se tu hai i soldi sul tuo conto telefonico, puoi andare in un qualsiasi chioschetto e ritirare cash, capito? Quindi questo ragazzo mi fa, tu non ti preoccupare, gli dico che me li hai dati con il telefono e poi io li darò a loro. È arrivato anche il cane che si chiama Snips. Stiamo ciacolando, arriva questo tipo con il suo superiore, anche lui abbastanza preso male. Iniziano a dirmi robe che non capisco. Brian si mette in mezzo, gli arriva un messaggio all'altro tipo, legge, mi fa tipo ok e se ne vanno, perché in pratica gli ha mandato i soldi. Io ero abbastanza tranquillo perché dopo il casino successo in Albania, figuratevi se mi e Brian mi fa, dai, andiamo su che ti faccio vedere dove viviamo. Saliamo queste scalette e arriviamo dove c'è il buco nella tipo parete di terra. Ci sediamo sulla panchina, Musa si mette dietro di noi, gli dico, guarda zio, tieni di te i soldi, non è un problema. Fa, no, ma guarda, sono tanti soldi. Niente, ci tenevano a farmi vedere gli aerei e quindi siamo, visto che comunque avevo
pagato l'ingresso. Siamo andati a farci un giro e abbiamo iniziato a vedere tutti gli aerei. Siamo entrati dentro. Però sì, un posto abbastanza decadente, dove sarei entrato e uscito in 10 minuti se non fosse stato per Brian e Musa, che mi hanno raccontato un po' la loro storia. Cioè solo Brian, perché Musa non parlava. Abbiamo evitato che chiamassero la polizia e o i militari. Quella. I don't think I can do that. You can do this. Mi sono passato a sto buco. Musa si è arrampicata lì. Spettacolo. Comunque raga, sono cottissimo, cioè si vede che sono cotto, sono stanco, sono stanchissimo per la camminata che ho fatto sotto il sole. Bello comunque, adesso mi segno anche tutte le cose che mi hanno detto nel dettaglio, perché secondo me è bello raccontare anche la loro storia all'interno del capitolo dell'Uganda che sto scrivendo per il libro nuovo. E niente ragazzi, adesso vado a lavarmi perché dopo si torna in Italia. Ok. Siamo arrivati in aeroporto alle 7.05 e abbiamo finito l'ultimo controllo di sicurezza alle 9.20. Ragazzi, se avete visto il video fino alla fine, vi ringrazio. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se vi è piaciuta la serie dedicata all'Uganda. Non vedo l'ora di portarvi con me nei prossimi viaggi. Sappiate che appena la situazione si sistemerà e si potrà di nuovo venire in Africa per turismo, organizzeremo dei viaggi per andare a cercare i gorille e anche diversi itinerari per scoprire meglio questo paese meraviglioso, con Sivola. E adesso vado a bermi 8 litri di acqua perché sono ancora disidratato.